Sono Piero Pitruzzello, direttore della Riserva Naturale Integrale Grotta Monello. Oggi faremo una visita all'interno di questa splendida cavità che è caratterizzata dalla presenza di stupende concrezioni calcitiche. La grotta è circa 540 metri e noi ne vedremo solo una piccola parte ed è una riserva perché è stata dal 1998 protetta dalla regione siciliana ed affidata al CUTGANA, il centro interdipartimentale dell'Università di Catania, che gestisce numerose aree protette in Sicilia. La riserva è esternamente molto ampia, circa 70 ettari, ed è caratterizzata anche dalla fauna e dalla flora tipica dei Monti Iblei. Internamente gli aspetti geologici li vedremo assieme al dottore Grimaldi, che è il geologo della provincia regionale di Siracusa. Questa è una zona molto ricca di grotte e questa qua è la più bella in assoluto. Si può paragonare a grotte ben più blasonate, tipo quelle di Castellana, di Postumia, e a differenza di queste che ho appena menzionato, in questa noi siamo a diretto contatto con le concrezioni, proprio possiamo anche toccarle perché le abbiamo veramente a portata di mano. Ecco, siamo entrati da una galleria artificiale. Alle nostre spalle vedete questa splendida schiera di stalattiti bianche molto pure, ricche di calcite. In corrispondenza delle stalattiti, in basso ci sono le stalagmiti. Quando queste due concrezioni si uniscono, formano delle colonne calcaree, e un esempio è proprio questa qui alla nostra sinistra, una splendida colonna di ampie dimensioni. Qui ci troviamo in una strozzatura tra due ambienti contigui. Ci sono delle forme un po' più particolari e più caratteristiche, tra cui questa medusa. È una forma medusoide che è caratterizzata al suo esterno da tantissimi peli stalattitici, cioè sono delle concrezioni carbonatiche che vincono la forza di gravità e vanno in tutte le direzioni. Questo perché proprio nella strozzatura si creano delle correnti di vento e quindi si formano queste concrezioni. Eccoci nell'ambiente più grande di tutta la grotta Monello. Questa parte è caratterizzata dalla presenza di alcune rocce di origine marnosa, ovvero rocce che non si fanno attraversare dall'acqua e quindi l'acqua è costretta a scorrere all'esterno. Scorrendo all'esterno dà luogo a delle formazioni molto caratteristiche e particolari che si chiamano vele. Grotta Monello non è attualmente fruibile, ma nell'area esterna, la zona B, dove ci sono altre grotte di alto valore, il CUTGANA svolge delle attività anche di educazione ambientale e quindi siamo disponibili ad accogliere giornalmente le scuole o le associazioni che vogliono visitare la nostra riserva.